La zona playout, vincere per restare in corsa per il terzo posto. Aquila Montevarchi e Ancona Materica si giocano tanto quest'oggi nella 28esima giornata del girone B di Serie C. Barranca subito di prima dalle parti di Yallo, chiaramente un ottimo spunto veloce, deve fermarsi e lanciare per Giordani, occhi sono in due, Giordani però perde l'attimo, adesso il suo cross basso dentro per Yallo, calcia male, al lato Giordani. Allarga male per Barranca, che riesce ad arrivare comunque prima di Renzo. Ancora Barranca, pallone sul sinistro. Barranca! Alto, non di molto. Questa è la migliore chance del match. Creata da Francesco Barranca. Anche 7 presenze con la selezione della Romania Under 20. Pallone dentro, la deviazione vincente! E c'è il vantaggio della Montevarchi con Diego Gambale, che fa 10 in campionato, ma soprattutto 1-0 a quella Montevarchi. Cosa più difficile, il 2 della Montevarchi, non è finita perché va Sereni, entra in aria, messo giù da Tozzuolo, rigore in genità qua degli Aquilotti, Tozzuolo si è fatto superare da Sereni, fischia Zanotti, va Sereni, centrale, nessuna chance per Andrea Giusti, torna in parità il match al Castone Brilliperi, 9 in campionato per Marcello Sereni. Adesso raccoglie Barranca, vuole dare cross preciso sul secondo palo a cercare Gambale, l'appoggio per Giordani al lato con la deviazione, che chance più probabili, Vacili subito dentro il controllo, poi Barranca di poco al lato, c'è deviazione, lo ignora anche in questo caso, dentro quindi per Giordani, la sponda per Barranca, può andare Barranca sul fondo, dentro la deviazione di Gambale e sono 2 per l'attaccante romano, è 2-1 Montevarchi che rimette nuovamente la freccia. Questo è il suo debutto in campionato e con la maglia del Montevarchi. Va Mercati sul primo palo, la deviazione, la palla che rimane lì e c'è il tris da parte dell'Aquila Montevarchi. Giulio Giordani ha segnato 4 reti, lui ne ha segnate 3 in 2 gare, finisce qua, torna alla vittoria dopo 11 turni l'Aquila Montevarchi, che quindi saluta la zona playout, sale a 26 punti, resta invece a 42 l'Ancona Materica e quindi in sesta piazza, il terzo posto è davvero davvero lontano adesso.